Riprendono il volo le feste natalizie, sotto l'albero cresce la voglia di dolci e di calici adeguati in accompagnamento. In questo senso Dolce Puglia, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier delle Murge, ha trasformato l'hangar del 36esimo stormo caccia dell'aeronautica militare a Gioia del Colle in una vetrina di sogni, davanti alla quale anche gli adulti tornano un po' bambini. 13 anni compie questa manifestazione, una ragazzina in pratica. Adolescente, però credo che è diventato ormai un punto di riferimento per il mondo produttivo. Per il mondo produttivo, per poter competere tra di loro, tra le varie categorie della produzione enologica in dolce di tutta la regione. Ma è diventato anche un punto di riferimento per i consumatori. Ogni anno in questo periodo attendono questo momento per capire, ecco, la produzione vinicola in dolce in Puglia a che punto sta. Un incrocio tra tastavene e stellette militari in un presidio di rilievo europeo in territorio pugliese, che fa di Gioia del Colle centro nevralgico per una moderna difesa dei cieli italiani. Assolutamente, Forze Armate sempre presenti, l'aeronautica militare sulla Puglia comunque sia, come abbiamo detto anche prima, è dislocata praticamente da nord a sud e siamo un'eccellenza come la terra di Puglia presenta questa sera l'eccellenza. Il rapporto con i produttori enologici, ma anche una pasticceria esplosiva che parte dai suoi bastioni, come le cartellate, e arriva in territori extra menia, come il panettone. Inoltre Dolce Puglia è una riflessione approfondita sulle potenzialità dei vitigni autoctoni per questa categoria di vini. Abbiamo una miniera a cielo aperto con circa 100 vitigni autoctoni, di questi tantissimi si prestano alla produzione di vini dolci, perché abbiamo questo territorio baciato dal caldo ovviamente, che è la prima fonte, ma abbiamo anche questo venticello che tende a non creare malattie. Abbiamo la nostra è la regione con più biologico in tutta Italia. Un ragionamento che deve portare anche i tastaven ad esprimersi in termini di aromaticità più che di dolcezza, sic et simpliciter. Il loro profilo di profumi, i loro aromi, l'equilibrio tra le varie componenti, questa dimensione della morbidezza e della freschezza, la sapidità, l'armonia complessiva, sono tutti elementi che descrivono questi vini che hanno un loro fascino assoluto. Dolce Puglia o Aromatica Puglia, se preferite, è ormai un brand di riferimento che può pensare in grande per il futuro. Perché non fuori regione, perché non all'estero, per portare un brand, quello del vino dolce, della pasticceria, dei prodotti caseari che poi Dolce Puglia ha creato, messi insieme e in qualche modo reso quasi un unico prodotto, marchiato poi anche dalla guida Dolce Puglia. Sommelier, piloti dell'aeronautica, dolci nel calice e fuori dal calice, Puglia di tradizione e Puglia di innovazione, un concerto di Natale coinvolgente.